Buonasera a tutti, benvenuti, benvenute a, insomma, chi è a casa, chi è qui. Siamo alla seconda conferenza di questo nostro ciclo. Stasera abbiamo con noi Federica Rocchi, che siamo molto contenti, è al momento assistente di ricerca all'Università di Firenze, però anche docente a contratto dell'Università di Perugia, da dove proviene e dove ha studiato anche con il nostro collega Herman Dorwin. Ecco, Federica Rocchi nel panorama della germanistica italiana è diciamo, credo, una studiosa diciamo, molto particolare, nel senso che gli studiosi che in Italia si occupano della commedia viennese, di Nestor e di Raimund, non sono numerosi. Quindi, tanto più per questo siamo veramente molto felici di averla con noi. Federica Rocchi ha pubblicato e ha tradotto Il talismano di Nestroy, anche questa è un'impresa, diciamo, veramente meritevole, che è uscito da Morlacchi nel 2016, ma ha dedicato a Nestroy anche il suo dottorato di ricerca, che poi in particolare sull'intertestualità nelle opere di Nestroy, e il suo lavoro è uscito nel 2018 da Artemide con il titolo Johann Nestroy e le fonti europee del suo teatro. Si occupa anche ovviamente di altri temi di letteratura tedesca, in particolare del periodo della Exil letteratura degli anni 30 e della letteratura ebraico-tedesca, e poi ha lavorato e sta lavorando anche, da qui anche alcune affinità, insomma, di alcune linee di ricerca tra noi sul tema della traduzione, dell'intertestualità, e adesso il tuo progetto mi pare su questi traduttori, dici tu, tedeschi che risiedono in Italia, sugli intellettuali tedeschi, quindi diciamo l'altro côté, però stasera è venuta a parlarci di Nestro e io sono molto felice, anche perché con un gruppetto molto coraggioso della magistrale in letteratura austriaca lo sto affrontando. E la relazione che ci terrà stasera, introducendoci a questo mondo in realtà magico, ma non troppo, diciamo, Zauberspiel, ma non troppo, di Nestroy, si intitola appunto Johann Nestroy, l'Aristofane del Teatro Popolare Viennese. Grazie, ti lascio la parola. Allora, vorrei cominciare partendo proprio dal titolo. Non è di certo una definizione che do io di Nestroy, quella di Aristofane del Teatro Popolare Viennese, ma gli è stata data dalla critica sin dall'inizio. Anche Dürrenmatt si riferisce a lui, chiamandolo, accostandolo ad Aristofane, e forse andando proprio alla radice di quelli che sono universali comici. Forse Nestroy e Aristofane potrebbero essere accostati in questo senso. Quello di Nestroy è un teatro che prende, trae spunto sicuramente dalla città, dalla polis, traeva spunto anche il teatro di Aristofane. Vediamo però che sono diversi gli appellativi di cui gode questo commediografo austriaco. Viene chiamato anche der Wienerische Shakespeare, appunto per l'impatto che ha avuto sicuramente sulla letteratura, sul teatro austriaco, sul teatro comico, sul teatro popolare. E qui mi aggancio all'altra definizione, comischer Hanswurst, e poi vedremo perché e chi è Hanswurst. E questa è una definizione che gli è stata data da Karl Kraus, poi tornerò su questo. E un altro appellativo che viene affibbiato a Nestroy è Der Störenfried, che potremmo tradurre come rompiscatole, il disturbatore, proprio per il ruolo che assume la sua lingua e il suo teatro. Ma appunto riagganciandoci alla figura di Nestroy come ponte tra la tradizione e la modernità, che è stato proprio il focus di un convegno che c'è stato nel 2001 in Italia, che
celebrava appunto questo autore, lo portava un po' a conoscenza del pubblico italiano e anche della critica, che era intitolato appunto Tra tradizione e trasgressione. E mi preme far notare che Nestroy presenta un forte aggancio con quella che è la tradizione in cui lui stesso si forma, che è quella del teatro popolare viennese. Il teatro popolare è un teatro che esce fuori dalla corte, e per capire l'evoluzione di Nestroy come drammaturgo, ma anche del teatro popolare austriaco tra il XVIII e il XIX secolo, è bene anche andare alla radice, a quello che fu di fatto un atto giuridico che nel 1709 portò alla concessione della costruzione di un teatro che aveva luogo pressoché a Nantua. E di fatto era l'atto, costituisce l'atto fondativo di un teatro che non è più cortigiano, ma un teatro periferico, quindi popolare. Da lì in poi nascono diversi teatri che subiscono a loro volta evoluzioni anche architettoniche. Ne nomino alcuni: il Theater in der Leopoldstadt, Theater an der Wien, fondamentale per lo sviluppo anche del teatro musicale, e Theater in der Josefstadt. Ed è proprio il Theater in der Josefstadt che dal 2000 ospita appunto il premio intitolato e dedicato a Johann Nestroy, che è uno dei teatri in cui Nestroy di fatto debuttò e che lo lega particolarmente a quello che fu il suo impresario, soprannominato Karl Karl. È un fenomeno interessante osservare ciò che riguarda questo teatro, perché l'edificio stesso si trova nel luogo in cui, nell'ottavo distretto di Vienna, situato nello stesso luogo, conservando la struttura che aveva un tempo. Fu ricostruito nel 1822, di fatto nel momento in cui subentrò Karl Karl, però fondamentalmente uno dei pochi rimasti che conservano più o meno la struttura originale. Prima, all'inizio, ho nominato Nestroy considerandolo come Komischer Hanswurst, e quindi vediamo un attimo chi è Hanswurst. Quello che vedete raffigurato qui è la figura comica centrale del teatro austriaco, strettamente imparentato anche con il teatro italiano, nella fattispecie con la commedia dell'arte. Sono state riscontrate diverse analogie con la figura dello Zanni di ciceroniana memoria, ma probabilmente di origine anche greca, ed è Hanswurst che ci porta a analizzare quella che è la sintesi del teatro della commedia popolare austriaca, che prende influsso, trae influsso dalla commedia dell'arte e al tempo stesso anche dai commedianti itineranti che tra il 600 e il 700 occuparono il suolo austriaco. Chi portò in auge la figura di Hanswurst fu il capocomico che approfittò proprio di quel privilegio che qui ho notato nel 1709, chiamato anche privilegium privativum, e fu Joseph Anton Stranitzky. Stranitzky fu anche interprete di Hanswurst, e qui ci agganciamo anche a una peculiarità del teatro popolare austriaco, che vuole spesso il capocomico, così come anche quello che oggi definiremmo anche regista, sia come attore che autore. Quindi abbiamo diverse componenti, diversi ruoli che coincidono nella stessa persona, ma chiaramente non è una novità, potremmo dire lo stesso anche di Molière nel contesto francese. Da cosa era caratterizzato il teatro popolare appunto di Hanswurst? Sicuramente non da una stabilizzazione del testo scritto, non siamo ancora a quel punto, appunto risente ancora della commedia dell'arte, quindi lo spettacolo si svolgeva sulla base di Canovaccio, da cui poi partiva l'improvvisazione.
La figura di Hanswurst è fondamentale anche nella misura in cui si contrappone all'opera seria e si evolve, tra l'altro, cambiando nome, si evolve anche insieme proprio ai propri capocomici, ai propri registi che si avvicendarono. Ma del teatro popolare austriaco confluiscono diverse componenti, ha un'origine piuttosto eterogenea. Sicuramente una prima componente da individuare, che ha avuto un ruolo determinante, è stato il teatro barocco. E vedremo appunto echi del teatro barocco, così come anche delle caratteristiche principali, di esso, fino a Grillparzer, a Raimund e anche a Nestroy. Per quanto riguarda invece quello che è l'effetto scenico, un'altra componente fondamentale è proprio il teatro delle marionette. Quelli che erano definiti come machine, quelle che definite come machine in commedie, commedie di macchine di fatto, stanno alla base anche di opere importanti come la Zauberflöte, con il librettista Emanuel Schikaneder, che viene dal teatro popolare. Basti pensare appunto a una figura come quella di Papageno, di fatto, che è considerabile come una figura comica centrale, erede in qualche modo di Hanswurst nella sua evoluzione, nei suoi cambi di nomi, ma di fatto è una figura comica centrale, che poi peraltro si pone in parallelo con le altre figure che rientrano nella trama, nello sviluppo dell'opera. E appunto perché il teatro barocco assume questo ruolo fondamentale, vi è però anche una parte complementare a essa, ma anche contrastante a essa, che è quella del teatro magico e soprannaturale, che avrà una forte persistenza fino a Nestroy, di fatto, e un'ultima componente che è quasi più considerabile come formale è quella del teatro musicale e cantato. Come ho già detto prima, la Zauberflöte è di fatto il Singspiel, quindi un'opera teatrale formata da parti recitative e parti cantate, che si compenetrano di fatto, quindi anche le parti cantate non sono più dei semplici intermezzi sganciati dalla trama, ma cominciano a essere fortemente collegati con la trama. Tutte queste componenti vanno a confluire e a plasmare quello che è il teatro popolare austriaco e di fatto persistono fino a Nestroy. All'inizio ho definito Nestroy come Störenfried, e tornando a questo vorrei proprio parlare del ruolo della figura comica, appunto di Hanswurst, anche di tutte le sue evoluzioni, per mostrare che ruolo assumono appunto le figure comiche nei riguardi del potere e del contesto anche politico in cui sono inserite. Come detto in precedenza, il teatro popolare austriaco ha un'influenza che viene appunto dal teatro itinerante, dai commedianti girovaghi, che erano di origine anglosassone. La loro figura centrale era chiamata Pickle Herring. E a partire da questa figura, anche le caratteristiche di questa figura, che aveva una lingua tagliente, che assumeva proprio il ruolo del disturbatore, e a partire da questa componente si sviluppa quello che è il lato quasi cattivo di figure come Hanswurst, o comunque il lato che va a rompere la tranquillità, ecco, per così dire. Sicuramente questo ruolo, in un'epoca come poteva essere il contesto dell'austriaco teresiano, sicuramente non poteva contribuire positivamente allo sviluppo di un teatro che invece doveva andare nella direzione
dello stabilizzarsi, quindi anche di stabilizzare la lingua tedesca stessa e il testo scritto, ed è un po' quello che il ruolo che assume il censore von Sonnenfels, che conosciamo sicuramente come il braccio destro in questo senso della politica culturale di Maria Teresa, però al tempo stesso la sua riforma attuata nel teatro fa sì che venga vietata l'improvvisazione. Il divieto dell'improvvisazione sicuramente va nella direzione di portare un'evoluzione al teatro, ma al tempo stesso crea problemi a quella che è la commedia popolare in voga in quel periodo, perché chiaramente la cosiddetta Stegreif Komödie, commedia di improvvisazione, non è più nelle corde appunto del potere. E che, credo che sia in questo punto che si origina un meccanismo fondamentale in cui gli autori stessi cominciano a rapportarsi in modo stretto con la censura, e appunto per aggirare i meccanismi della censura stessa riescono a produrre dei testi che nascondono, comunque riescono a celare lo stesso delle critiche, e al tempo stesso riescono anche a entrare in accordo con il potere. Sicuramente i frizzi e lazzi di un Hans Wurst che non risparmia nemmeno parolacce non erano sicuramente possibili in questo senso, per cui era necessaria un'evoluzione. Il discorso della censura riguarda il nostro Johann Nestroy molto direttamente, perché fino alla sua epoca, appunto, lui nasce nel 1801, più tardi vedremo una piccola cronologia, viene chiaramente influenzato negativamente, subisce quelli che sono gli effetti della censura, perché ancora all'epoca di Nestroy, del Foammerz, quindi che precede la rivoluzione del 48, è ancora appunto vietato esagerare e prodigarsi in improvvisazioni, perché appunto le improvvisazioni erano proprio quella forma che sfuggiva al controllo del potere, che di fatto avveniva in maniera più lineare e più facile attraverso la censura sul testo scritto, ovviamente. Quindi mi preme leggere questa lettera che lui scrive proprio mentre proprio dal carcere. Mio caro amico Lucas, sono bloccato fra queste quattro pareti. Che io venga rapito è impossibile. Ora nessuno potrà più negare che io sia un uomo a posto. È stato molto ingegnoso, ma ingenuo da parte tua mandare a me, l'incarcerato, i racconti, le maglie delle catene di Spilla. Qualcuno di essi mi ha davvero divertito. Te ne sono obbligato. Qui non si gioca a carte, non è nei toni del carcere. I tuoi libri e le mie bottiglie sono la mia unica occupazione. Mando giù il contenuto di entrambi a mio piacimento. Dovrò restare seduto qui per 2 giorni a causa delle improvvisazioni in mezzo in uniforme. Ti scrivo queste misere righe solo affinché tu possa vedere di quanto rispetto godano a Vienna l'arte e gli artisti, e con quale straordinaria umanità vengano trattati per delle piccole trasgressioni. Le improvvisazioni non sono di certo l'unico bersaglio della censura. La censura agiva anche nel momento in cui chiaramente si andava a toccare, a minare la credibilità del potere politico, ma questo è più che logico e banale, ma soprattutto nel momento in cui si attaccava anche la religione. Altri episodi di scontro con la censura Nestroy li avrà, e la cosa lo costringerà appunto a rivedere diverse pièce, questo è visibile anche dall'evoluzione dei testi. Abbiamo detto quindi attraverso la figura comica, arrivando fino a Nestroy, si evolve, io qui chiaramente riassumo perché mi preme arrivare a lui in generale, però qui potete vedere chi sono i contemporanei di Nestroy, più o meno contemporanei a lui, forse Josef Alois Gleich, un po' più precedente, sono considerati lui, Meisel e Boyerle, sono diciamo,
i tre predecessori, ecco, di Nestro e di Raimon, in un certo senso. Qui chiaramente ho citato anche Grillparza e Bauernfeld, per quanto entrambi siano un po' più al di fuori del teatro popolare. Poi abbiamo avuto occasione di vedere a Perugia invece come ci siano anche dei legami stretti con esso, però in ogni caso non operano nei di certo nei teatri periferici, a differenza di Nestro. Qui in breve la cronologia di Nestro, e quello che è interessante rilevare qui è che, come tanti, si ritrova a dover a che fare con il classico dissidio tra la vita artistica, appunto, e quella appunto lavorativa in senso più borghese. Va da sé che il padre lo volesse avvocato come lui, ed è ovvio, ci si aspetta che lui faccia tutt'altro. Nestroy però comincia come cantante, come cantante lirico. Il suo debutto avviene alla Redutensaal a Vienna, proprio con la Zauberflöte. Lui interpreta qui proprio il ruolo del mago Sarastro, per basso, basso barito. E vediamo che da qui partono i versi ingaggi, all'inizio come cantante, piano piano però nel momento in cui lui riesce a farsi notare, poi tra l'altro proprio per queste improvvisazioni a cui si lasciava andare, cominciano ad arrivare i primi ingaggi, che arrivano essenzialmente attraverso il direttore Karl, che è proprio questo il soprannome che ho nominato in precedenza, che sarà, diciamo, il suo braccio destro, insieme a un altro collega comico, attore comico, che è Wenzel Scholz. Vediamo appunto che la carriera di Nestroy si evolve, poi entrerò più nel vivo dell'evoluzione delle opere in senso concreto, però a livello di posizioni ricoperte. Lo vediamo appunto ingaggiato al Kahl Theater, che fu il teatro fondato da Karl Kahl, e la cosa interessante è che alla morte di Karl Kahl diventerà lui stesso direttore del Kahl Theater. Un importante incontro di Nestroy durante appunto la seconda fase della sua vita fu quello con la compagna Mari Vaila. Anche lei cantante e attrice, resterà con lui per tutta la vita dopo il secondo matrimonio, e sarà lei stessa una donna estremamente risoluta, e nel momento in cui si avvia al ritiro dalle scene, Johan Nestroy decide di affidare la direzione del teatro. Ma entriamo un attimo nel vivo delle opere. Come sottolineato all'inizio, Nestroy sta con un piede nella tradizione e l'altro nella modernità. Queste sono le parole con cui lo ha definito uno degli studiosi italiani che si è occupato di lui, che è il germanista Italo Alighiero Chiusano. Nel stare con un piede nella tradizione e l'altro nella modernità, ho voluto qui ancora una volta sottolineare appunto la tradizione, ovvero Hanswurst, il distacco appunto dalla comicità tradizionale o la maniera in cui l'autore la fa evolvere, e poi l'eco che ha questo autore appunto sugli autori di teatro del primo Novecento. Qui potete vedere in tedesco uno dei saggi, il saggio scritto da Karl Kraus, Nestro und die Nachwelt, che aveva appunto in mente l'idea di riabilitare la figura di questo commediografo, che all'inizio del Novecento era un po' caduta nel dimenticatoio. Qui c'è la versione in italiano tradotto da Furio Iesi. Vorrei un attimo leggere, perché credo che per quanto sia complessa come descrizione, c'entra un po' il ruolo di questo commediografo. La sua più segreta peculiarità era il vizio. Sul palcoscenico, dove la cortesia verso il pubblico incede nel negligere il linguaggio, il vizio di Nestroy sfruttava soltanto un effetto del parlato, che lontano dai mezzi di una figurazione scenica poteva riuscire sempre solo a lui. La sua più segreta peculiarità avrebbe spinto alla concentrazione più intensa nell'aforisma e nella glossa, un tempo disperso in frantumi, e lo stridio molteplice del mondo avrebbe procurato nuovi accenti alla sua dialettica, che penetra tutti i recessi del congegno.
Saltiamo un po', ma talora si direbbe che nei momenti supremi di Nestro i termini tecnici della conoscenza di Ceto di volta in volta perorante si siano graduati in scala celeste, cioè con questo linguaggio molto molto figurato il Karl Kraus mette in luce proprio la profonda conoscenza di Nestro e degli strati sociali che lo circondavano. Appunto, lui viene dalla borghesia, però riesce a dipingere diversi spaccati sociali e li pone in interazione nelle sue opere. E quello che è interessante è proprio questa definizione che vuole proprio i suoi personaggi come vivaci rappresentanti della loro visione professionale, stando con un piede nel mestiere e l'altro nella filosofia. Proviamo un attimo a suddividere la produzione di Nestro e tornare ancora una volta su questo discorso della tradizione. Come detto all'inizio, il teatro popolare austriaco assume la materia fiabesca, la reinterpreta in modo drammatico. Prende dal teatro barocco, del barocco sfrutta il sistema anche di allegorie, appunto, che era perfettamente visibile nel linguaggio che era di provenienza del teatro dei gesuiti, e Nestroy riprende tutto questo, però lo frantuma in un certo senso. Sfrutta appunto questo mondo fantastico, ma è come se crollasse in un certo senso, e crolla anche perché il contesto politico è un contesto di crollo di alcune certezze che vede comunque vacillare la stabilità politica stessa. E come sono questi spiriti, maghi, esseri sovrannaturali che affollano le pièce di Nestroy? Come recitano i titoli stessi, sono confusi. Del 32, appunto, che siamo all'inizio della carriera, è la pièce della confusa Zabara. E del 33 è forse una delle sue pièce più famose, De Böse Geist, L'Umpazzi Vagabundus. Come potete notare già dal composto L'Umpazzi Vagabundus, all'interno di questa parola c'è proprio l'aggettivo lumpo che significa mascalzone. Tutti i maghi, molti dei maghi e degli esseri soprannaturali in Nestroy sono dipinti di fatto come dei mascalzoni e perdono continuamente la propria credibilità. Qui vediamo un estratto da L'Umpazzi Vagabundus per far capire chi è questo spirito e qual è il suo ruolo, che non è, che si inserisce in modo particolare all'interno del mondo sovrannaturale o celeste da cui dovrebbe provenire. Qui c'è la versione originale in tedesco, ma ho anche inserito una traduzione che è quella di Pokar, inserita nel volume Nestro e Teatro, che fu appunto pubblicato nel 74 da Chiusano. Qui L'Umpazzi Vagabundus, lo spirito, viene chiamato al rapporto, all'ordine, dal re delle fate Stellaris, che gli dice: «Sei tu L'Umpazzi Vagabundus? Sono io, e sono anche il protettore della miseria allegra, dei giocatori, dei bevitori, eccetera, eccetera. Sono insomma uno spirito di prim'ordine. E tu, temerario, hai osato penetrare nel regno delle fate? Ti mando in esilio per tutta l'eternità». Sprofonda ridendo. «Ferma! Vostra gloria, ancora qualcosa da dirmi?» Alla mia sentenza è risposto con una risata di scherno. «Si capisce, tanto è inutile». Questo appunto è, diciamo, il primo Nestroy, è quello del rapporto stretto con il magico, del rapporto in cui possiamo rivedere anche più analogie con quello che è il teatro anche di Ferdinand Raimund, però vediamo un'evoluzione che è un po' quella degli anni 40. La critica solita individuare questa fase dell'autore come quella delle farse classiche. Delle farse classiche sono farse in cui l'autore si stacca piano piano dal genere fiabesco, dalla fiaba drammatica, sparisce il soprannaturale quasi in tutte le pièce. C'è un'aderenza maggiore al contesto reale, alla realtà, quindi c'è più evidenza dei ceti sociali, della interazione tra essi, entrano in gioco delle tematiche fondamentali come anche il rapporto tra l'uomo e il denaro, che occupa
che è presente peraltro anche in Raimund, però occupa, diciamo, in gran parte Nestroy e anche, tra l'altro, alcuni suoi contemporanei, come anche Friedrich Kaiser, ad esempio. Qui abbiamo un'importante evoluzione anche a livello di protagonisti delle pièce che non persistono ancora nei tratti della commedia tradizionale, delle figure più istrioniche, potremmo dire, però al tempo stesso abbiamo l'introduzione di personaggi che la critica definisce come raisonneurs, cioè dei protagonisti che di fatto si esprimono in maniera che rasenta quasi la filosofia, esprimono dei ragionamenti, sono delle figure più complesse. Come caratterizziamo i raisonneurs? Qui ne vediamo uno che è il protagonista della pièce de Talisman, vediamo Helmut Lohner proprio nel ruolo di Titus Feuerfuchs. E il raisonneur appunto viene considerato, è stato considerato spesso dalla critica proprio come espressione sicuramente del talento drammatico di Nestroy, perché sono ruoli che l'autore cuce su se stesso, però al tempo stesso sono anche espressione di un malessere in qualche modo. Quello che attuano queste figure è visibile prevalentemente nei monologhi. I monologhi sono strutturati in maniera, insomma, in maniera per cui prendono uno spazio consistente sulla scena e sono spesso seguiti da una strofa cantata. La strofa cantata normalmente che ci indica che sentiamo ancora gli echi del teatro cantato, appunto del Singspiel in un certo senso, però a volte costituiscono anche delle divagazioni, quindi hanno un doppio ruolo. Da una parte sono connessi alla riflessione e riprendono in maniera un po' più anche spensierata, forse, il tema della riflessione fatta dal raisonneur. Dall'altro possono costituire anche degli intermezzi, quindi come avveniva anche nel teatro di improvvisazione, degli intermezzi musicali, a volte anche più sganciati dalla trama. Il raisonneur potremmo definirlo come un disturbatore, anche lui però al tempo stesso, come no, Störenfried, che è stato proprio l'appellativo dato a Nestroy anche da una delle ultime monografie sulla sua vita, ma sicuramente è anche un opportunista e lo è perché è egli stesso un emarginato. E qui lo vedremo più tardi. È un emarginato perché è spesso una figura che è messa nelle condizioni di dover tentare la scalata sociale per cavarsela ed è disposto a tutto pur di farlo. Qui abbiamo un esempio a partire dal Talisman, dove c'è il personaggio Titus Feuerfuchs che non fa altro che approfittarsi di tutta una serie di donne che cadono nelle sue trame, la maggior parte sono vedove e lui trae chiaramente vantaggio dalla situazione. Credo però che il più cattivo dei Raisonneurs sia Neil. Questo personaggio protagonista di Liebesgeschichten, Honorarzeichen, quindi storie d'amore e faccende di matrimonio, lo potremmo tradurre, non è stato mai tradotto, che ci spiega proprio qual è la sua concezione del matrimonio, perché vuole contrarre il matrimonio e quali sono i suoi doppi fini. La mia prescelta, infatti, è ricca, non per questo priva di sgradevolezza. Dunque io concluderò un matrimonio ragionevole e un matrimonio economico e al tempo stesso un matrimonio di inclinazione, poiché io ho una grande inclinazione per il denaro. Certo, il denaro non fa la felicità, diceva un filosofo che avrebbe ringraziato Dio se qualcuno gliene avesse prestato un po'. Io di questa saggezza non me ne faccio nulla. Quindi vediamo qui anche il discorso del Lied, come si intreccia con il monologo, all'inizio c'è la riflessione, poi segue appunto il canto. Qui io ho provato un po' a metterlo in rima, però non è mai stato tradotto di fatto.
Quindi, come dicevo all'inizio, il Raisonneur è un emarginato che prova a tentare la scalata sociale. Qui la litografia qui rappresentata riguarda proprio un momento particolare del Talisman, il cui protagonista, per farmela breve, è una sorta di rosso malpelo che si ritrova appunto a essere vittima del pregiudizio per aggirare il noto pregiudizio contro, contro i capelli rossi, cerca di farsi strada appunto nel cuore di queste vedove, però alla fine insomma, alla quarta scena del terzo atto il suo inganno viene svelato e perde immediatamente tutta la credibilità che aveva acquisito. La seconda, insomma, la terza fase delle opere di Nestroy è quella delle farse politiche. Ci avviciniamo ai modi del 48, quindi al Frommerz, quindi a questo punto alla rivoluzione stessa. L'autore non tace di fronte a quello che è il suo contesto, e qui lo vediamo proprio come membro di una della Guardia Nazionale nel 48, insieme nella foto in alto a destra, qui proprio insieme al collega comico, attore comico Wenzel Scholz. Immaginatevi la reazione del pubblico che era abituato a vedere Nestro in teatro, che si ritrova sul Ferdinandsbrücke all'improvviso, questa coppia, insomma, in divisa. Quindi deve essere stata, insomma, esilarante come scena, almeno così viene raccontato. Come interpreta l'autore la situazione politica? Sicuramente inizialmente sembra essere a favore della rivoluzione, sembra credere negli ideali, facilitato anche dall'annullamento per un anno della censura nel 48, si lascia appunto, diciamo, un po' più andare in questo senso, e riesce a esprimere dei concetti, degli ideali abbastanza liberali e rivoluzionari che non avrebbe potuto sicuramente esprimere nelle pièce precedenti. Però vediamo una sorta di ritorno proprio subito dopo il fallimento della rivoluzione, che vede Nestroy come più scettico, con un PS sempre di argomento politico, che però contengono un lato comico sicuramente più debole, più riflessivo, e un cinismo che lascia intendere che l'autore stesso è deluso dal fallimento della rivoluzione stessa. Però comunque si tratta di pièce interessanti, mi interessava far vedere quella che Chiusano traduce come libertà a Rocca Canuccia, Freiheit in Krevink, perché trovo che qui, al di là dell'espressione appunto di ideali, l'autore si agganci all'utilizzo dell'allegoria, e questo è un aspetto che conserva, diciamo, l'allegoria la impiega per definire diversi concetti. Lo fa nei riguardi del pregiudizio, lo fa nei riguardi del razzismo, lo fa verso la censura, lo fa verso la rivoluzione, definendo il matrimonio. Nestroy dà delle definizioni. Vediamo un attimo cosa dice della censura. La censura è la più giovane di due turpi sorelle, la più vecchia si chiama Inquisizione. La censura è la confessione vivente da parte dei grandi, che sanno solo prendere a calci una massa di schiavi incretiniti, ma non governare i popoli liberi. La censura è un'istituzione che sta molto al di sotto del boia, poiché quella stessa luce di progresso che 60 anni fa ha ridato onestà alla figura del boia, ultimamente ha impresso il marchio del disprezzo in fronte alla censura. E qui mi sono voluta anche riagganciare a un'altra opera che reputo fondamentale, che secondo me dovrebbe essere tradotta, che è del 40, ma in cui si anticipa in un certo senso anche il suo modo di reinterpretare il mondo. Questa è una delle frasi più famose
di Nestroy, che appunto di Elestenazione, punte alle nazioni, listi resignazione. Quindi vedete anche come gioca con i composti, come ripete, appunto, reitera la parola nazione. Queste costruzioni fanno parte dei monologhi di Nestroy e in qualche modo plasmano soprattutto i discorsi dei raison d'être, che potrebbe essere in questo caso anche ultra, in questo senso. Proprio questa parte delle farse, sia quella classica che la fase politica, vediamo Nestroy alle prese con una forte ricettività nei confronti del teatro europeo, che è un po' quello di cui mi sono occupata nel corso del mio lavoro. Andando a rintracciare i modelli e le fonti di Nestroy, si giunge a diversi contesti letterari e teatrali, in un certo senso. Della tradizione abbiamo già parlato, ci sono pièce che derivano direttamente, la fonte è rintracciabile immediatamente, ma abbiamo anche un aggancio con la letteratura contemporanea. C'è, cioè, ad esempio, una pièce intitolata di Bynakvadla, che viene proprio da un romanzo, Martin Chuzzlewit, di Charles Dickens. Lo vediamo impegnato in parodie, come ad esempio il Tannhäuser e Lohengrin di Wagner, e una forte ricettività viene registrata nei confronti del vaudeville francese. Questo perché negli anni 40 Nestroy compie diversi viaggi anche a Parigi, e lì assorbe un po' quello che è il teatro, che è il teatro popolare francese. Ci avviciniamo verso la fase finale. Il periodo maturo è stato definito come quello della satira più debole, con l'ironia meno spiccata, però dalle tematiche molto interessanti, come appunto ritorna sempre la scalata sociale e la critica, la speculazione finanziaria, diciamo, caratterizza questa fase finale. L'ultima pièce a cui Nestroy si rifà è che sancisce ancora una volta il suo rapporto diretto con il teatro francese, è proprio un'operetta, quindi diciamo che conclude la sua carriera dimostrando ancora una volta di essere aperto alla ricezione di influssi stranieri. Ho già un po' parlato di quella che la lingua dell'autore, l'avete visto un po' nei monologhi. Ho riassunto un po' quelli che sono i tratti, ma sicuramente non si tratta solo di questo. Quello che colpisce, appunto, di derivazione dal teatro barocco, le costruzioni allegoriche, la derisione del pathos, che però di fatto è un universale della commedia in generale, e viene a configurarsi come molto importante nel momento in cui l'autore critica anche in alcune opere, come De Atzerissene e Il Dilaniato, quello che era l'ennui e il Weltschmerz, il male di vivere del tipico aristocratico. E lui attua questa critica proprio attraverso una derisione del pathos, appunto. Infatti lui presenta delle definizioni, come ad esempio per parlare della campagna, parla della natura che tanto viene versificata in generale. Quindi ci sono tanti neologismi, c'è occasionalismi, nuove parole che vengono impiegate per la prima volta. Ce ne sono diverse, ma chiaramente sarebbe impossibile occuparci di tutto. Qui ancora una volta, dopo la fase finale della carriera, vorrei spiegare cosa c'è dopo Nestroy. Da Karl Kraus parte appunto il saggio Nestroy in die Nachwelt, Nestroy la posterità, una sorta di rinascimento nestroiano che ha un certo seguito. Qui non ho nominato Canetti, che però scopre Nestroy grazie a Karl Kraus. Tra quelli che qui nomino, credo che uno degli eredi più grandi sia sicuramente Jura Soifa, un grandissimo autore di teatro morto purtroppo troppo giovane in campo di concentramento, e che scrive appunto un saggio per recuperare appunto la figura di Nestroy, che si intitola proprio Le vendite Nestroy. Echi nestroiani nella produzione di Soifa si ritrovano anche nella pièce Welt untergang e in diverse altre pièce.
in cui lui si aggancia anche al teatro fantastico, come avevano fatto molti predecessori. Guardiamo un attimo, mi avvio alla conclusione, cosa succede dopo. Nestori, ho trovato l'esempio di una pièce che fa un giro che definirei quasi assurdo. Come ho detto all'inizio, Nestori copia trame, diciamo, le rielabora, reinterpretandole, viennesizzandole, si potrebbe dire, ed è il caso di questa pièce intitolata A Day Well Spent, di un autore della commedia inglese John Oxenford. E da qui viene la pièce La ragazza di periferia, Das Mädel aus der Vorstadt. Da qui il scrittore americano Thornton Wilder scrive un romanzo intitolato The Matchmaker. Da lì nasce il musical Hello Dolly, che vede anche Louis Armstrong e la Fitzgerald duettare, ma qui vediamo come protagonista Barbara Streisand. Vede come interprete anche Loretta Goggi, che insomma interpreta il ruolo di Dolly, che è The Matchmaker, una specie di sensale, quella che combina matrimoni, che è il fulcro appunto anche della pièce di Nestori, per arrivare a finire a un grandissimo autore della commedia inglese, un grande sceneggiatore che è Tom Stoppard, che è un grande interprete, a mio avviso, anche del contesto letterario austriaco e anche mitteleuropeo, che con la pièce On the Razzle ci restituisce la sua versione appunto di Das Mädel aus der Vorstadt, che a sua volta era una pièce, insomma, non nestroiana immediatamente. In ultimo, proprio per andare ai tempi attuali, quello che è Nestroi adesso, sicuramente autori come Jelinek sentono il debito nei confronti di Nestroi. La Dramolet President Abendbint, appunto, è un rifacimento del Hotling Abendbint, che era a sua volta rifacimento di Ben di Offenbach, e sicuramente un altro suo grande interprete, o comunque erede, meno individuato anche come tale dalla critica, è Petra Turrini, che riscrive in forma romanzata la biografia di Nestroi, un romanzo intitolato Mai Nestroi, che poi è andato anche in scena. Proprio del 2020 è un testo del cabarettista austro-persiano Miaravani, che proprio citando una frase di Nestroi scrive proprio questo libro di letture: Sklau kein Mensch, was ein jeder Mensch glaubt, was er für ein Mensch ist. Concludendo appunto con quello che è il premio Nestroi, che indirizzato a appunto attori, registi e commediografi, e Nestroy Spiele, che vengono ogni anno a Schwechat. Vi ringrazio per l'attenzione. Allora, grazie Federica, perché insomma ci hai fatto fare un viaggio, insomma, nel mondo di Nestro, e insomma, te ne siamo molto grati anche di tutti, sia insomma della ricostruzione del contesto che precede il teatro milanese, il teatro popolare, insomma, a partire da Hans Wurst fino appunto al teatro contemporaneo, al premio Nestroi, che diceva la collega Curi, è stato assegnato tra l'altro ieri, quindi diciamo siamo assolutamente insomma in tema, e anche per tutti questi riferimenti al teatro contemporaneo, che mostra come il teatro viennese, insomma, abbia avuto, insomma, un riverbero molto, molto, molto lungo nella scena teatrale fino ad oggi. Anche le Magari. traduzioni italiane che abbiamo fatto Ecco, vedere. benissimo, sì, anche le traduzioni italiane, questo peraltro sarebbe un tema a sé, nel senso che la traduzione, sì, cioè questo volume di Chiusano, tu hai tradotto, insomma, il Talismano della Talisman, però poi Gabriella Rovagnati ha tradotto Häuptling Abendbint, sì, Presidente, sì, Häuptling Sì, Abendbint,
Confondo ieri di canestro, e anche lei si è molto data da fare, penso, insomma, è stata una studiosa che però diciamo c'è ancora moltissimo da fare, forse per la lingua, insomma, anche non semplice, è una delle ragioni, insomma, della difficoltà. Abbiamo un attimino, abbiamo tempo per qualche domanda, per qualche curiosità anche da parte di chi è a casa, magari tolgo la condivisione così. Sì. Va bene, siamo tutti entusiasti di Nestlé e di Federica che ci ha aiutato insomma, a conoscerlo per chi non lo conosceva ancora, insomma, e a riprenderlo per chi lo sta leggendo. Ringrazio anche tutti gli ospiti che si sono collegati da casa e insomma, voi tutti che siete qui e soprattutto Federica. Grazie, Grazie. grazie mille.